Nella giornata mondiale della Terra a Milano gli ambientalisti sono tornati a manifestare anche per un tema più vicino alle comunità locali, la cementificazione. All'ippodromo della Maura i comitati locali, insieme al consigliere comunale di maggioranza Fedrighini, hanno chiesto al sindaco Sala qualcosa di diverso dallo stadio del Milan. L'idea è di avere centri sportivi per il quartiere e agricoltura a chilometro zero. Sono Renata Pilani e sono il rappresentante delle associazioni ambientaliste nell'ente parco al Parco Agricolo Sud Milano, un'area tutelata che comprende 60 comuni, comprese la gran parte delle aree verdi e agricole del comune di Milano. Quindi partiamo qui da questa zona, da ovest di Milano, si scende a sud fino a, diciamo, a comprendere le aree verdi a sud di Milano e poi a andare ad est con l'area, diciamo, del grande parco. Scusate, provo più alto, perfetto. Io sono qui tanto a ringraziarvi perché è bello vedere cittadini che sono interessati al proprio territorio, al proprio verde. Ecco, questa è la grande, secondo me, scommessa che noi dobbiamo vincere come cittadini. Cioè, i cittadini non sono una massa informe, disinteressata, confusa da quello che vedono dalla televisione, dai discorsi che vengono profinati così, ma sono cittadini consapevoli di vivere in un territorio complesso, complicato, diciamo anche inquinato, però con grandi potenzialità. E qui il verde rappresenta la grande potenzialità di questo territorio. Volevo ringraziare e dire anche la vostra presenza, il vostro incontro che c'è stato una quindicina di giorni fa all'Ente Parco, al Parco Agricolo su Milano, è stata molto importante perché come dire, c'è stata l'interlocuzione tra quelli che sono gli amministratori, i politici del parco, della città metropolitana, con i cittadini, interessati. Avete capito che il parco, istituito nel 1990, grazie anche a voi, cioè i cittadini che allora chiesero e ottennero che questi territori entrassero nel parco, dicevo, oggi il parco è un elemento di difesa e possiamo dire che la difesa più forte, almeno dal punto di vista che amministrativa, che c'è per tutelare questo verde. Questo verde non può essere cambiato se non con delle procedure lunghe e cui possiamo fare tutte le opposizioni del caso. Quindi io ringrazio voi cittadini, come sentirete adesso la stessa mobilitazione, lo stesso grado di interesse si trova in tante parti di Milano e del suo internet. A San Donato c'è stato proprio un presidio qualche giorno fa che è stato veramente molto partecipato e che rappresenta un segnale. Io, a me la cosa che dà più fastidio è anche qui a San Donato e in altri posti sentire sindaci e amministratori contenti come se gli venissero a offrire il regalo nuovo di Pasqua. Allora, la scelta è perché noi non ci vogliamo accontentare di fermare la costruzione dello stadio qui all'ippodromo della Maura, ma vogliamo intanto fare un gruppo comune con tutti gli altri comitati di altri territori che stanno vivendo il nostro stesso problema, sostanzialmente, quindi il rischio di consumo di suolo pubblico per opere di cementificazione rispetto al verde. E secondo, perché quello che abbiamo intenzione di fare è non fermarci a un no, ma essere propositivi nell'andare a progettare insieme alle associazioni e ai cittadini e a sottoporre un progetto al sindaco e anche ovviamente al proprietario di questo terreno, un'opera che sia in equilibrio tra l'interesse del privato ma anche l'interesse del cittadino e del pubblico. Che cosa vorreste fare qui? Che sarebbe utile per la comunità? Ma questo è un terreno che ha una destinazione sportiva, ma è anche un terreno che fa parte del Parco Sud, quindi ha dei vincoli per cui diciamo che non si può
possono costruire opere come uno stadio, però si potrebbero costruire invece dei centri sportivi, si potrebbero costruire anche agricoltura a chilometro zero. Ci sono progetti di questo tipo molto interessanti che potrebbero sfruttare bene questo terreno, non cementificarlo, ma mantenere l'equilibrio con la natura e con quello che è l'ambiente, che è quello che vogliono i cittadini che sono qui e che ci seguono da ormai tanto tempo. Grazie.